tanto per tornare al terremoto del 1915 ad Avezzano, mi risulta che gli aiuti proposti dall'estero non sono mai stati utilizzati, perché siccome il governo di allora doveva preparare la guerra e mostrare di essere capace di fare da sé, ha rifiutato gli aiuti internazionali. Questo per dire che c'è sempre un contrasto enorme tra interessi politici. Avete visto con la declassificazione delle zone, e interessi delle popolazioni. Tant'è vero che noi diciamo che l'unica vera grande opera utile e necessaria per il nostro paese è la messa in sicurezza antisismica di tutti gli edifici, non solo quelli pubblici, perché chiaramente sappiamo che la protezione civile già da molti anni lavora in questo senso, ma anche di quelli privati, perché basterebbe una normativa di legge che è stata introdotta parzialmente di rendere detraibili fino al 65% tutte le opere di messa in sicurezza delle proprie abitazioni, per portarla al 100%, e poi più tardi, se facciamo in tempo, vi parlerò di un piccolo terremoto, quello di Spina, vicino a Marciano, che dà anche altre idee su come muovere queste risorse. Ecco, basterebbe una grande opera di questo tipo, che sarebbe veramente interessante per tutta l'Italia, e non i vari ponti o le varie cosiddette grandi opere che Dio ha grande, hanno solo gli interessi speculativi che smuovono. Comunque, una breve presentazione dell'associazione, cominciando da questa citazione che è del 1746 di questo Giuseppe Piano, medico riminese, che è un personaggio davvero interessante, fondatore a Rimini dell'Accademia dei Lincei, e in contatto con Voltaire, quindi un illuminista, che già allora dice che gli uomini pensano che sia un castigo di Dio, mentre invece il terremoto è un puro castigo, è un vero fenomeno della natura, come la pioggia, la nebbia, la neve, la grandine, il fulmine, le tempeste e cose simili. Questo per dire, come diciamo noi, che le alluvioni e i terremoti certamente non sono prevedibili, ma sicuramente possono essere evitate le conseguenze catastrofiche che tali eventi naturali possono causare. Quindi la prevenzione è più che mai al centro di un programma di interesse veramente pubblico. Allora, da cosa nasce la prima lunga marcia per l'acqua? È 5 anni che stiamo ripetendo questa manifestazione. Dalla constatazione che a 3 anni dal terremoto dell'Aquila, per interessi presi, per difficoltà burocratiche o per la sciagurata scelta delle New Town, lasciatemelo dire, tutto è bloccato, tutto è mobilizzato, c'è un collo di bottiglia che impedisce praticamente la privazione di qualsiasi opera di ricostruzione. E avendo sacrificato la resilienza, cioè la capacità della comunità di ricostruire da sé, nel 1703, quando c'è stato quel terremoto dell'Aquila precedente a questo, il Papa chiuse la città dell'Aquila con gli aquilani dentro, obbligandoli a ricostruire la loro città. Ma che cos'è che in questo, in un certo senso, salvò? La resilienza, la capacità delle comunità di trovare al loro interno le forze necessarie per ricostruire, per rimettere in piedi, mantenendo i legami che ci sono. La prima lunga marcia dell'Aquila nasce spontaneamente da questa constatazione, volendo fare qualche cosa che proprio attirasse l'attenzione sulla necessità di ripartire subito per la ricostruzione. Queste sono le tappe: attraversiamo i Monti Lucreti, li attraversiamo il lago del lago di Tora, il lago del Salto, saliamo ai piani di Rascino, scendiamo da da Torre in Parte e arriviamo all'Aquila. C'è anche un servizio che possiamo vedere del TG3 parti Lombarde? Non c'è l'aula. Ah, non c'è l'aula.
Devo prenderlo da qua. Probabilmente non ha quick time, quindi questo si legge solo su quick time. Effetti speciali di movimento tellurico. Non c'è il direttore quick time, questo arriva con MP4. No, però si apprezzerlo dove ha proprio l'altro. Lo sentirete con l'altro pallantino del Chesanto, lo sentiremo chiarissimo, però c'è un... Vabbè, casomai vai avanti. Poi. Vediamo se lo apre con qualche altro programma. Perché basso il volume. Fammelo alzare un attimo. Lo sapevo, stavolta che si facevano anche questo che parla è Pierluigi Imperiali, che è anche organizzatore del Tratturo 2000, dell'associazione Tratturo 2000, che fa il Tratturo Magno, tutti gli anni partono senza nessuna prenotazione, chi c'è, vanno e rifanno il vecchio percorso da Celano a Foggia. Si sgretolano i rapporti umani, le relazioni, la storia e le tradizioni. L'Aquila così muore, giorno dopo giorno, denunciano. Come tutte le cose, si parla tanto al momento, poi svaniscono. Al di là del messaggio pubblicitario che c'è stato finito dopo da parte del governo Berlusconi, mi sembra che poi comunque tutto sia stato dimenticato. Non si sa niente. Qui ci tagliano politicamente, No, basta, si riparte, poi riparte di te. Del governo BIP. Presentazione, questa è la partenza, vedete, il nostro amato presidente Federtre Paolo Piergentini, attraversamento dei Monti Lucreti, il temibile Pellecchia, che in una giornata di sole ci ha veramente costretto ad avere apparizioni magiche in cima alla montagna. E poi, ecco, questa volevo ricordare tutte le bellissime zone che abbiamo visto, questa Rocca Vittiana che sta affacciata sul lago del Salto, e ci siamo arrivati da sopra, quindi vedendola così come la vedete in questa foto. E questa era la terrazza affacciata sempre romana, ci sei tu vedere, affacciata sul lago del Salto, dove hanno fatto questa accoglienza. Queste erano le nostre bellissime matrone Sabine, che ci hanno preparato una porchetta che me la sogno ancora la notte. C'è un altro filmato, ma possiamo anche saltarlo. Ecco, poi siamo entrati all'Aquila. Il gruppo sembra piccolo, in effetti eravamo una quarantina di persone, ma c'è chi ha voluto farli tutti gli ultimi 35 chilometri e quindi è arrivato un po' in ritardo. Avevamo una delegazione a braccia a Piazza Duomo. Questo, vediamo se c'è, qui no. Ah, non c'è, questo è da dove Maggia dell'Aquila è confluita, cioè è arrivata all'Aquila insieme alla manifestazione organizzata da Antonio Moresco, non so se lo conoscete, ha organizzato molte camminate da Milano fino a Napoli, e quell'anno è organizzato la Stella d'Italia, cioè il convergere di tutte, di cinque diverse camminate dai cinque punti diversi dell'Italia per arrivare tutti insieme all'Aquila, sempre con lo scopo di portare solidarietà. Ma proprio in quell'anno, nel 2012, c'è il terremoto dell'Emilia. Fra l'altro Romano Camassi lo conoscerai sicuramente, Antonio, siamo entrati in contatto con Romano, abbiamo distribuito moltissimo materiale della protezione civile del progetto Zero Rischio, un bellissimo video girato all'Aquila nell'immediatezza e molto materiale proprio scolastico. Che cosa ci fa riflettere questo? Che non basta essere solidali
sottolineare la necessità della ricostruzione, ma anche parlare di prevenzione. Questo, ecco, il volantino, infatti, è un'iniziativa che unisce i territori emiliani dal sisma del 2012 a quelli abruzzesi, colpiti dal devastante terremoto del 6 aprile 2009, per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla ricostruzione dei luoghi distrutti, dei 20 terremoti. Quindi il percorso si allunga, sono 29 giorni di cammino, i primi 4 in bicicletta, che partono da Novi di Modena e territorio, tra l'altro, appunto, non considerato a rischio sismico o avente una classificazione per il discorso 4, che dicevi, no? Dicevo una cosa, ma era un errore, c'è scritto che non è sismico quella zona, perché quella zona, e qua entra la perdita di memoria di tutti, del 500 anni prima c'è stato uno stesso identico terremoto nella stessa zona che ha distrutto le torri. Quindi il problema è la perdita di memoria che ha questa cultura italiana che non vuole, che si scorre tutto. Giustamente. Certo. O non vuole ricordare, perché, come hai detto tu, esatto, costa più soldi costruire con certe accortezze sismiche. Certo. È vero che parlando poi con l'Istituto Geografico di Vulcanologia Geofisica dell'Aquila, Johnny Cifani, che forse conoscerai, ed in fondo mettere in sicurezza un edificio non è così complicato, perché basta legare le mura, rafforzare le pareti e alleggerire il tetto, cioè torniamo ai tetti costruiti con materiale leggero, cioè di legno o di materiale, cioè abbiamo materiale classico, e quindi evitano quello che è successo poi a San Giuliano di Puglia, che è una scuola costruita male, o meglio con una sopraelevazione che non doveva esserci, schiaccia tutti i 27 bambini con una scossa di terremoto intorno al sesto grado, mi sembra 6-5, neanche qua. Ma e quindi è proprio il criterio stesso, il nostro male del mattone, che ci fa puntare tutto sulle costruzioni. Comunque, alcune foto dei protagonisti lì mi hanno via. Guarda, sembra un camminatore qua. E questo, ecco, Spina, Marciano, Perugia, piccolo terremoto locale che ha molto da insegnare. Cosa succede a Marciano? Praticamente la collina collassa e poi nel rimbalzo i comignoli partono verso l'alto, 20-30 metri, crollano, cascano e distruggono tutte le case. Che cosa fa questo signore qua, che è un ex funzionario della Cassa di Risparmio di Perugia, in pensione? Praticamente consente, con una convenzione con la Regione Umbra, di accendere dei mutui garantiti da case che altrimenti non avrebbero questa possibilità, perché sono case distrutte, gli consente con una malleva di tipo pubblico. Interviene la Regione, garantisce questi mutui e la Cassa di Risparmio eroga questi soldi a favore di queste, per ottenere una ricostruzione delle loro case, ecco, la ricostruzione privata da unire a quella pubblica. Questo che è una saggia, diciamo, iniziativa, secondo me, unita al fatto di poter detrarre tutte le spese investite per la messa in sicurezza, costituisce un moltiplicatore di 10.000 cantieri che si possono aprire. Guarda, io fino a due anni fa ero responsabile di tutto il progetto di rischio sismico della Regione Lazio, quindi ero quello che poi predisponeva i piani, i programmi sia per gli edifici pubblici ma anche su quelli privati. Il problema è che, logicamente, il patrimonio edilizio privato italiano è enorme, no? Quindi è una goccia quella che noi avevamo, però le posso dire che per 3 anni c'erano più di 2,5 milioni che noi avevamo per rafforzamenti locali, come dice lei, bastano pure pochi lavori per prendere, perché quello che serve non è tanto che la casa non si lesioni, perché la casa è non avere il modo, esatto, che noi abbiamo la possibilità di uscire, cioè la casa si lesiona e fa il suo lavoro, ci permette di avere il tempo di uscire e di salvarci. Su ogni anno davamo circa 180 finanziamenti, non venivano
accesi. Ma forse mancava informazione. No, i proprietari erano avvertiti, avevamo tutto quanto, c'erano i soldi che noi dovevamo ai comuni, soltanto che entro il termine di 4 mesi che loro dovevano presentare tutto quanto, più della metà non lo presentavano perché logicamente pensavano che con i soldi che noi avevamo facessero tutta la casa, invece era solamente per mettere a posto le robe, quindi lasciavano perdere questo finanziamento. Quindi c'è anche da dire che il problema è veramente di cultura, cioè noi dobbiamo lavorare adesso, Sono d'accordo che è una battaglia di idee, è una battaglia proprio per mettere in testa che non devi aspettare il prossimo terremoto, avere i morti per poi piangere e ricominciare con l'emergenza. Abbiamo 10 secondi. Purtroppo noi, voi sapete che noi in Italia spendiamo, abbiamo un rapporto tra i soldi spesi per l'emergenza e i soldi spesi per la prevenzione di 1 a 1000, cioè per ogni euro che noi mettiamo per la prevenzione ci abbiamo 1000 euro dati per l'emergenza. Allora immaginatevi di essere un amministratore, un sindaco, e che pensa, beh... È un affare, è un affare, l'emergenza, il terremoto è un affare e si mettono a ridere. No, vabbè, quello poi sono... Purtroppo, allora, guardi, su questo io voglio levarmi una cosa. Un conto è l'azione, l'attività che ha fatto la protezione civile. Un conto sono 3 balordi che hanno rovinato la vita di 15.000 persone, 20.000 persone hanno lavorato per 6-8 mesi a fianco della popolazione e per la popolazione aquilana, perché purtroppo in Italia poi si fa di tutto un nervo fascio appena si collega una cosa. Ci sono in Italia 250.000 volontari che non hanno nulla a che vedere con quello che è successo. Nulla da dire. Ma infatti sono volontari. No, volontari fatti. No, Antonio, 5 minuti ha dato di corsa. Guarda, qui siamo arrivati, ecco, questo è l'arrivo in piazza il 22 giugno del 2013, 29 giorni di cammino, e anche da Roma è partita una camminata che si è ricongiunta poi con un'altra manifestazione di ciclisti. La terza edizione siamo andati in senso contrario, dall'Aquila a Roma, per portare sempre le solite nostre tematiche nel camminare, per far conoscere i problemi, perché noi questo facciamo, camminare per far conoscere. Dovunque andiamo, parliamo con amministrazioni, con privati, proprio per parlare di prevenzione antisismica. Perché la ricostruzione dell'Aquila ha un valore simbolico che appartiene a tutti. Cioè è una grossa sfida, non hai un paesino distrutto, è una grossa città con centinaia di chiese con valori culturali immensi. Quindi è veramente una sfida. Questa lo possiamo saltare. Ecco, arrivato a Fori Imperiali 6 luglio 2014. Qui, ecco, ci siamo inventati questa pergamena delle 99 cannelle che ci hanno consegnato gli amici aquilani di Archeo Club, che in effetti è la cronaca di Puccio di Ranallo della fondazione della città. E in effetti è una rivolta contro le angherie dei signori, da cui nasce poi la città dell'Aquila. Questa l'abbiamo presa in consegna alla partenza, la diamo al sindaco Massimo Giannetti a via dei Fori Imperiali, che la consegna al sindaco di Roma Ignazio Marino, in segno di rinnovata amicizia tra le due città. Poi la quarta edizione, quella dell'anno scorso, abbiamo puntato anche su un rilancio di un territorio, quello del centro, del nostro centro appenninico, del nostro centro Italia, che purtroppo subisce da svariati decenni una perdita di popolazione a causa dell'emigrazione. Alcuni borghi, infatti abbiamo scelto un cammino più escursionistico, perché abbiamo toccato tutti questi parchi, e di fermarci in piccole comunità, ricordo Sante Marie, ricordo Sculcola, ricordo Pereto, dove abbiamo fatto una bellissima festa in piazza. E qui a questo punto vorrei, ecco, proprio per concludere in bellezza, vediamo se ce lo fa sentire, purtroppo non c'è la luce, avesse gas. Dicci qualcosa di quella di quest'anno, Enrico. No, vi faccio vedere solo questo, tanto sono 2 minuti. Camminare è la cosa più spontanea che noi possiamo fare.
ed è stata così, in questo modo, che spontaneamente, volendo fare una manifestazione per la ricostruzione dell'Aquila, noi abbiamo cominciato a camminare. Tutti, perché camminare è la vita si fa camminando, si fa andando. Bella camminata. No, non ci passiamo, tutto il sole, ci siamo, siamo diventati abbronzatissimi. La cosa stupenda di questo lungo viaggio è stata quella di incontrare le persone. Che attraverso i propri passi, attraverso il proprio corpo, attraverso le chiacchiere, riesce ad esprimere e a scuotere le proprie coscienze. Penso che il camminare insieme prevede che oltre a te, al cammino che fai, al paesaggio intorno, ci sono le persone, che sono quelle che fanno la differenza, non solo quando si cammina tra le montagne, ma quando anche si vive la vita di tutti i giorni. Naturalmente Antonio ha evidenziato il fatto che sono queste rivendicazioni superate dall'attività iniziata e storia da parte della Protezione Civile di fare finalmente una preparazione al sisma, che è veramente un lavoro di lunga durata. Noi facendo questa camminata non facciamo altro che rafforzare questa attività. Tra l'altro arriveremo l'8 luglio all'Aquila all'interno di una festival della partecipazione organizzato da ActionAid Cittadinanza Attiva, che è molto in prima linea proprio sulla sicurezza nelle scuole, e Slow Food. Quindi la nostra è oltretutto un percorso molto bello, perché da un lato rifarà nel lato molisano i tratturi, sia il tratturo Magno, Celano Foggia, sia il Lucera Val di Sangro, quindi percorriamo un po' la tradizione e la storia dei tratturi, ma poi ci ricongiungiamo alla storia di Celestino V, al Pietro del Morrone, ai percorsi da lui fatti e alla sua storia, per cui cammineremo raccontando storie. Questa è sostanzialmente la nostra attività, questo è il volantino che potete trovare e prendere. Qui quando si parte? Quando si parte? 25 giugno, 8 luglio. Se un ultimo video di 2 minuti, poi ce ne andiamo. Che dice? Sì, sì, ecco. Ecco, già su Facebook, perché c'è un gruppo di persone che sta. Intanto che ce ne andiamo. Enrico, di qualcosa, se qualcuno vuole partecipare, come si fa? Andate sul sito www.lungamarciaperlaquila.it, trovate tutte le istruzioni, oppure per Facebook. Questa è Itaca di Costantino Cavafis, e tutti i camminatori o con quando partirai diretto a Itaca. Che il tuo viaggio sia lungo, ricco di avventure e di conoscenza. Non temere i lestrigoni e i ciclupi, né il furioso Poseidone. Durante il cammino non li incontrerai, se il pensiero sarà elevato, se l'emozione non abbandonerà mai il tuo corpo e il tuo spirito.
quando ti sarai arricchito di ciò che hai conosciuto nel cammino. Non aspettarti che Itaca è povera. Non pensare ti abbia ingannato perché sei divenuto saggio. Hai vissuto una vita intensa e questo è il significato di Itaca.